altro tema importante per la Brianza è quello del lavoro. La Brianza era la locomotiva del paese, la locomotiva industriale, e lei Boldrini oggi è stata di mercate, ha visto come si sta tentando di evitare l'industrializzazione e soprattutto fuga dei cervelli. Ora si sta parlando, la statistica inizia a parlare di un lavoro che ritorna, ma non è più un lavoro di qualità, soprattutto dal punto di vista dei contratti, lo vediamo noi, lo vediamo tutti, no? Ecco, che cosa si può fare per investire questa lotta? Sì, buonasera a tutti e a tutti. Questo incontro, ne avevamo parlato a lungo con Giulio e dunque ci siamo riusciti un po' in corner, stiamo per finire la campagna elettorale, ma comunque ci siamo, anzi diciamo che siamo qui proprio per tirare le fila, poi arriverò al punto di una campagna elettorale che per me è stata invece una campagna elettorale molto calorosa. Ecco, io ho avuto l'opportunità di conoscere, direi, migliaia di persone in questa campagna elettorale, perché ho girato in lungo e largo dai piccolissimi centri alle città, sono andata in tante località diverse perché volevo fare una campagna elettorale dove le persone potessero guardarmi in faccia e io guardare loro, perché alla fine il voto è una cosa che nasce dalla fiducia, dal contatto, dalla possibilità di avere uno scambio diretto non solo attraverso il video di una TV, perché quello che a me spesso mi dicono: ma Presidente, ma lei non è come in TV, è anche simpatica, che vuol dire che in TV vengo proprio come una scimmia Presidente che impone la regola, ma d'altra parte la Presidente deve fare questo in un'aula dove ci sono elementi anche molto vivaci, riluttanti alle regole per così dire, deve essere normativa. E quindi questa immagine è un'immagine che non sempre fa empatia. Poi però, una volta usciti fuori, no, dai ruoli e trovandosi in un bel teatro come questo, si capisce che invece poi c'è la persona. Dietro il ruolo c'è la persona, e la persona è se stessa, con le sue caratteristiche, i suoi limiti, i suoi punti di forza, no? E però è importante che questo scambio ci sia. Allora, l'ho detto in diverse occasioni, io potevo fare una campagna elettorale diversa, no? Mi dicevano, allora, tu gira le città italiane più grandi, dove si fanno gli incontri nei grandi teatri, è così che ci distribuiamo il compito, no? Ognuno fa qualcosa, si va in TV e si sta nei teatri. Sì, è un'ipotesi. Però poi la campagna elettorale diventa liquida, non si tocca, cioè è lontana, è fredda, è schermata. Invece c'era l'altra possibilità di farla direttamente, tappa tappa, on the road, come la chiamo io, e andare nei posti dove certo magari una Presidente della Camera non c'è mai stata nella storia della Repubblica. Ed è stato bello anche vedere lo stupore, vedere anche la curiosità delle persone, perché le persone giustamente si chiedono poi magari chissà che ci racconta, no? Qual è il programma di Liberi Uguali, e poi andiamo a vedere se proprio è così come appare. Allora, quindi, per dire questo, perché? Perché io ho incontrato interesse, calore umano e la possibilità di parlare del programma, di vari temi che le persone vogliono sapere. Ecco, oggi pomeriggio, me l'ha detto, a Rimarcate abbiamo parlato di lavoro. Quando invece stamattina ero in TV o alla radio, ho fatto tutte e due, lì le domande sono: allora, con chi vi alleate? Grandi intese? I 5 Stelle sì, 5 Stelle no? E dunque il dibattito diventa molto stretto e anche molto mirato agli addetti lavori. Ma prima arriviamoci a queste elezioni, o no Giulio? Almeno facciamo sapere quello che noi intendiamo fare. La situazione è critica, il paese ancora stenta a rimettersi in piedi, oggi pomeriggio ne abbiamo parlato a lungo, ma poi noi vogliamo farle le cose e lo vogliamo fare a modo nostro, che è diverso da quello da come le ha fatte il Partito Democratico, ed è talmente diverso che si è deciso di fare un'altra cosa, giusto? Altrimenti sarebbe fatto la stessa cosa, proprio perché le vogliamo fare diversamente le cose, a cominciare dal lavoro.
In questi anni, e arrivo alla domanda, il lavoro è stato centrale, il Parlamento è stato forse lo strappo più grosso che c'è stato all'interno delle forze della sinistra. Guardate, ne abbiamo viste, due leggi elettorali, una riforma costituzionale andata come andata. Dunque ci sono stati passaggi molto complicati, ma quello del lavoro forse è stato il più traumatico per le forze, chiamiamole, di centro-sinistra. Lì si è consumata la lacerazione, perché di fronte a un mercato del lavoro già abbastanza reso flessibile, con tutta la precarietà che questa parola si porta dietro, pum, il colpo finale. Cerchiamo di scardinare l'ultima certezza che consentiva ai lavoratori di rispondere a un'ingiustizia. Scardiniamo anche quella e via lo scalpo dell'articolo 18. Ora, io in questi 5 anni ho incontrato molte delegazioni di imprenditori, oltre, come potete immaginare, delegazioni di RSU, ma anche di lavoratori e lavoratrici, di tanti, tanti esodati ed esodate. Ma tornando agli imprenditori, guardate, difficilmente mi hanno detto in Italia c'è un serio problema di tutele, troppe tutele, e noi non investiamo, e noi non abbiamo una, come dire, una campagna di assunzioni, perché c'è il problema dell'articolo 18. A me non era mai venuto nessuno l'articolo 18 come problema ostativo a nuova occupazione. Se non c'era l'investimento necessario, non era per quello, ma era perché magari, come dire, nel nostro paese c'è un po' troppa burocrazia, perché magari la giustizia è lenta, le tasse sono alte, le infrastrutture, quelle immateriali in alcune parti del paese sono molto carenti, e così come quelle materiali, guardiamo anche i treni come sono nel nostro paese. Ecco, questi sono i problemi per cui non c'era uno slancio di investimento sia dall'estero che appunto di capitale interno. L'articolo 18 non ha portato uno slancio nell'occupazione, perché quel famoso milione di posti di lavoro, lo diceva stasera Lucrezia, se andiamo a vedere quant'è poi tra questo milione, quanti posti sono veri, quanti posti di lavoro sono veri lavori e non lavoretti a tempo determinato o a varie forme di precarietà. E voi vedete che sempre più, no, con la fine degli incentivi, sono aumentati i lavori di ogni forma, tranne quella di assunzione a tempo indeterminato. Allora, di fronte a questo, noi ci siamo detti, possiamo continuare così a minare il capitale umano di giovani, è stato detto benissimo, senza dare una prospettiva, una gioia di vivere, perché noi a 20 anni avevamo la forza di vedere il nostro futuro bello, di potercela fare, di avere una famiglia, una carriera, ci credevamo, era possibile, si faceva. Oggi ho una figlia di 24 anni, vedo come vive lei, le sue amiche, i suoi amici, non è così. I ragazzi non se lo immagino neanche il loro futuro come ce l'abbiamo avuto noi. Allora io penso che se vogliamo bene al nostro paese dobbiamo ricominciare dal lavoro. Il lavoro buono però, non i lavoretti che non danno prospettiva. Ed è per questo che esiste Liberi e Pari. Liberi e Pari vuole cambiare l'assetto del lavoro in questo paese, invertire la rotta per dare una prospettiva diversa ai nostri giovani, alle nostre ragazze. Vogliamo fare sul serio, sull'evasione fiscale, perché non si fa tutto quello che si dovrebbe fare, 100 miliardi di evasione fiscale, ma chi sono quelli che fanno male al paese? I migranti o i grandi evasori? Me lo dovete dire voi, chi danneggia il paese, chi rende i nostri servizi pubblici meno efficienti, i grandi evasori o i nostri migranti che lavorano sodo? Qualcuno me lo deve spiegare questo, perché vedete, quando io incontro Salvini, non spiega mai niente Salvini, fa slogan. Allora io che sono un po' cocciuta, chiedo spiegazioni, e lui non ce le ha le spiegazioni.
La politica dello slogan mira a imbrogliare l'opinione pubblica. Dietro non c'è niente. Fuffa, bla, bla, bla. E per questo che dico che i fenomeni bisogna conoscerli, abbiamo bisogno di gente preparata, gente di governo, gente delle istituzioni, gente che non si improvvisa. Noi non facciamo i giuramenti a Piazza Duomo, va bene? No, non giuriamo né sul Vangelo né sulla Costituzione in Piazza Duomo, non sbandieriamo il rosario davanti ai nostri seguaci. Vabbè, Salvini solo lì lo poteva fare il giuramento, chiaramente non nelle sedi opportune. Facciamoglielo fare, così si toglie una soddisfazione, via, facciamoglielo fare. E quell'altro che fa il Truman Show, si inventa di essere presidente del Consiglio, nomina i ministri, fa il Consiglio dei Ministri, fa tutto da solo, ma che è politica questa? Ma che ciò che stiamo giocando? Ma che cos'è? Quale parte stanno giocando? Uno nessuno 100.000, ma cos'è? Ma la Costituzione è una cosa seria. Noi abbiamo delle procedure stabilite dalla nostra Costituzione, non si possono profanare le procedure previste dalla nostra Costituzione. Cercavo di spiegarlo a Salvini oggi, con un tweet. Ho detto, guarda che il giuramento non si fa né sul Vangelo né sul Corano. Lui diceva che io l'avrei fatto sul Corano, simpatico. Perché notoriamente io sono una sunnita, capito? Sono una sunnita io, A giorni alterni magari anche sciita, a seconda del momento. Ma che parla? Ma la vogliamo buttare in barzelletta? Ma non si può scherzare con questo. Ecco, allora io penso che noi in questa campagna elettorale ci siamo trovati di fronte a dei leader che non hanno avuto la capacità di confrontarsi sui temi. Per questo hanno evitato di fare i confronti, perché io ero a disposizione di tutti, facciamo i confronti. Solo Salvini si è presentato, l'avete visto come è andato e non si è visto più nessuno. E no, perché se si fanno i confronti viene fuori poi la sostanza, e se la sostanza non c'è, perché io mi presento e dico flat tax, ci guadagneremo tutti, e vai poi a motivarmela con i dati, che quella è una grandissima bufala, perché la flat tax non ha dato nessun risultato positivo in nessun paese dove è stata adottata, e ci guadagnano solo i ricchi. E di nuovo la Costituzione ci dice che ci deve essere progressione, progressività, ci deve essere una proporzione tra quanto hai e quanto devi restituire. E non è che noi dobbiamo sempre far pagare i soliti noti, quelli che onestamente pagano oppure sono dipendenti e non possono che pagare, perché di nuovo i grandi patrimoni se ne vanno bellamente, e non si può andare avanti da condono a condono, perché è così che si fa, si santifica la disonestà, si santifica la disonestà. Siamo cattolici, noi perdoniamo, no? Perdoniamo facilmente anche Berlusconi, un condannato in via definitiva per frode fiscale si permette di pagare di tasse. Ma in quale paese normale potrebbe accadere questo? Ci sono due cose di cui Berlusconi non può parlare, delle tasse e delle questioni di genere. Guardate, questo è il partito di Berlusconi, non può parlare, e dice che se poi gli va bene a Strasburgo, che fa, lui si ripresenta, si ripresenta alle prossime elezioni. Ma insomma c'è anche una questione etica, morale. Una questione morale, tu avrai pure finito di scontare la tua pena, ma c'è una questione etica che non possiamo non vedere in tutto questo. Ecco, quindi io la campagna elettorale l'ho fatta con convinzione, mi è piaciuta farla, ma mi è dispiaciuto che il dibattito pubblico è stato povero. Ha ragione lei quando dice che è stato povero. È stato povero però non perché mancassero i contenuti dei programmi. Pensate un po'. Siamo in Lombardia, abbiamo parlato con voi, con molte conoscenze avete illustrato la situazione della Lombardia, le infiltrazioni della 'Ndrangheta, e voi sapete che nel programma della Lega, 100 pagine, non c'è una volta la parola mafia. Non esiste la mafia in Lombardia, ma di che cosa state parlando? Di che cosa la commissione? Non esiste.
Penso di no. Ecco, allora, liberi e uguali esiste perché c'è una grande differenza. Non siamo tutti uguali. Come in ogni professione, non siamo tutti uguali, neanche noi che ci proviamo a occuparci del bene comune. Allora, la nostra intenzione è quella di riuscire a riportare al centro quei valori che oggi nessuno rappresenta. Guardate che se non ci fossimo stati noi, nessuno avrebbe parlato della diseguaglianza, della dignità del lavoro, della lotta dura all'evasione fiscale, della corruzione, dell'ambiente. Io vado in giro per Milano a meno 3 di temperatura in bicicletta, perché voglio fare iniziative ambientaliste, valorizzare tutte quelle esperienze che sono virtuose in città, ce ne sono. E lo faccio perché penso che per il futuro dei nostri figli, di nuovo, è importante vivere in un luogo sano, sano, dove non ci si ammala respirando, dove non si muore per inquinamento ambientale, cosa che oggi accade purtroppo con numeri molto importanti. Ecco, allora noi abbiamo messo al centro questi temi e se non ci fossimo noi, non ci sarebbe un'altra forza politica. Allora, quando parliamo di voto utile, a me fa tanto arrabbiare Renzi, quando dice che il voto utile è il voto che esclude Liberi e Uguali, perché un voto a Liberi e Uguali è un voto a Salvini. Ora io la pago ogni giorno la mia, come voglio dire, contrapposizione a Salvini, la pago ogni giorno sulla mia pelle con delle campagne di odio senza precedenti e non ho paura, perché non si può dire che faccio la paura a Salvini. L'equilibrio com'è, un assetto politico è tutto spostato a destra. Guardate un po' com'è. Il PD perde la rotta, perde la rotta, si disorienta e finisce di qua, cioè a destra. Doveva essere di centro-sinistra, invece no, perde la rotta e va da quest'altra parte. E allora se non ci fossimo noi a sinistra non ci sarebbe niente. Zero! E non fa bene alla democrazia. Noi andiamo a riempire un vuoto. Diamo ai cittadini un'offerta elettorale, politica, a dire se siete stati delusi dalle politiche del Partito Democratico, oggi non c'è bisogno di dire basta. Se avete fatto degli errori in passato votando Movimento 5 Stelle, lo posso capire anche se mi è dura capirlo, bene, oggi vi dico, un'alternativa c'è. Oggi c'è una casa nuova, bella, piena di sale, una casa, in ogni sala c'è un tema specifico, si vive bene nella nostra casa, e c'è posto per tutti. Allora dico, chi ha a cuore i temi che io ho menzionato prima, a chi ha a cuore quei temi, dico venite con noi, votate Liberi e Uguali, perché oggi quella sinistra che è svanita nell'etere, di cui non si ha più traccia, oggi c'è. Certo, siamo giovani, siamo neonati, abbiamo 3 mesi di vita, ma stiamo facendo una campagna elettorale, appunto, mettendocela tutta. Io ringrazio anche questa sera tutti i volontari e le volontarie che hanno reso possibile tantissimi voti. C'è passione dietro, c'è generosità dietro e si fa perché ci si crede perché fa bene al paese. Quindi il voto a Liberi e Uguali non solo è un voto a degli ideali, a dei principi, a dei valori, e la politica senza questo non è niente, è esercizio di potere e allora non c'è differenza. Se è esercizio di potere dal quale ho tolto tutto, ho tolto l'anima, che differenza c'è allora tra destra e sinistra? È potere per il potere. Ecco, noi vorremmo dare un contenuto a questo, un contenuto alla politica, capace di poter motivare le persone a credere che un'altra realtà è possibile. Noi possiamo ritornare a credere che è possibile affermare il diritto di stare bene tutti e tutti. Possiamo riaffermarlo quel diritto. È possibile. Quindi, quello che penso noi si debba fare a 2 giorni dal voto
è fare tutto quello che è nelle nostre facoltà per parlare di questo, parlarne con altri, con tanti indecisi che ancora non sanno cosa faranno. Quindi io vi invito a fare uno sforzo aggiuntivo dopo tutti quelli che abbiamo fatto, usciamo da qui con convinzione, cerchiamo di parlare a tante altre persone, sappiamo tutti che questo ha senso e che noi lo facciamo anche non solo per il nostro partito, ma lo facciamo anche per il nostro paese. Perché? Perché Liberi e Uguali, un voto a questo partito, è un voto utile al nostro paese. Quindi vi ringrazio e spero che tutti noi insieme riusciremo a convincere altri a votare e a fare una nuova democrazia al nostro paese. Questo si può fare, ma dobbiamo credere. Vi ringrazio. Chiaramente appunto è un tormentone che è antipatico, però mi tocca, nel senso che ci sono anche gli elettori che si chiedono come mai nel Lazio avete fatto un accordo che non avete fatto in Lombardia. Vuol dire che Gori vale come Fontana? Allora, attenzione, nessuno ha mai detto questo. Sia ben chiaro, nessuno ha mai detto questo. Esistono due diversi sistemi. No, perché Fontana è imbattibile. Chi altro potrebbe dire la bestialità che ha detto lui, ha fatto il giro del mondo, cioè che noi dobbiamo proteggere la razza bianca. Grazie a questa affermazione la nostra fama è arrivata ovunque. Gli italiani meritano qualcosa di meglio che questa classe dirigente che pretende di avere dei ruoli importanti quando non sa neanche esprimere dei concetti perché lui dice di essersi sbagliato. Ma non ci si può sbagliare, questi sono i fondamentali, i rudimenti del vivere civile. Allora si può dire che noi dobbiamo proteggere la razza bianca? Quale razza bianca? Esiste solo una razza ed è quella umana, non esistono altre razze, non esistono altre razze, il nostro DNA è lo stesso. Quindi nessuno ha mai paragonato Fontana. Dopodiché esistono dei sistemi all'interno dei partiti che rappresentano la democrazia. Allora, nel Lazio l'Assemblea dei Liberi Uguali si è confrontata sull'alleanza, il Presidente della Regione ha dato dei riscontri rispetto a delle garanzie che Liberi Uguali chiedeva, sui temi specifici e anche sul perimetro delle alleanze. Che cosa ha fatto Zingaretti? Ha detto la Lorenzina non ci può stare e ha fatto delle scelte. Non mi risulta che queste scelte siano state fatte anche in Lombardia, dove l'Assemblea di Liberi Uguali ha democraticamente deciso che non c'erano presupposti per fare un'alleanza. A me in principio potrebbe anche dispiacere, tant'è che io avevo cercato di fare un appello all'unità, chiamiamolo così, ma poi uno deve fare un passo indietro rispetto al fatto che l'Assemblea decide diversamente ed è giusto che sia così, è democratico che sia così. E comunque sia, aver fatto questa decisione, dico, non è che se non c'era discontinuità avrebbe portato più voti, perché abbiamo visto in alcune città quando ci siamo alleati, ma senza discontinuità nei programmi, senza discontinuità nei programmi, i voti non sono mica arrivati. Quindi le persone, l'elettorato deve sapere che c'è discontinuità, l'elettorato deve aver avuto contezza del cambiamento da parte degli alleati, perché uno va a allearsi con un altro se poi, come dire, si prende atto delle motivazioni dell'altro. Non è che io posso fare la suddita del Partito Democratico. Con il Partito Democratico ci si crea del Partito Democratico la disponibilità, altrimenti è come dire tu continui con la tua politica che
ha allontanato il 20% del tuo elettorato nel giro di pochi anni e io ci sto a ogni costo perché non ho scelta. No, 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 non funziona così. Se tu mi vieni incontro e mi dai garanzie che sulle politiche del lavoro ammetti che ci sono state delle carenze, dei deficit, sei pronto a rivederle, mi garantisci che la legge sulla cittadinanza verrà approvata e non fai quella farsa di metterla all'ultimo giorno, all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Se tu fai questo, io mi alleo con te, ma se tu non fai, se io mi alleo con te non ti porto un voto, perché nessuno mi seguirà e per me eticamente non è accettabile. Quindi le alleanze si fanno su un presupposto di incontro, di programmi condivisi. Non c'è stata purtroppo qui in Lombardia questa disponibilità e dunque la conseguenza è stata che ognuno è andato per sé. Quindi non è perché noi siamo stati lì a fare dispetti a voi, ecco, o che vogliamo fare rompere le uova nel paniere, non è questo, siamo persone responsabili, ma ciò detto dobbiamo rispettare la nostra base, il nostro elettorato, prima di tutto questo, poi il resto. Le stavo dando una possibilità. Allora, femminicidi, non basta denunciare. In questo caso no. Allora, io porto questa sciarpa da inizio della campagna elettorale. Questa sciarpa significa qualcosa per me perché mi è stata regalata in un giorno particolare. 25 novembre scorso, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Invito a Montecitorio 1400 donne. Tu pensi che te ne arrivano la metà, invece arrivano tutte 1400. Ma l'aula di Montecitorio ne contiene 630. Che si fa? Si aprono tutte le altre sale e si mettono degli schermi all'ultimo momento. Bene, quella giornata sembrava veramente, come disse la Serena Landini, vedere l'aula di tutte le donne, di tutte donne, solo donne, sembrava un film di fantascienza. Perché vi immaginate, no? Allora, quel giorno queste donne erano venute lì non per fare una passeggiata, ma erano venute lì sulla fiducia. Io gli avevo chiesto un grande sacrificio, di raccontare in quell'aula così solenne e in diretta televisiva la loro storia di violenza. Per fare questo ci vuole coraggio, determinazione e anche motivazione. E la motivazione era: faccio questo perché io mi sono ripresa, sono uscita da quel tunnel, ho ripreso in mano la mia vita, forse può servire a tutte quelle che da casa guardano la TV, vivono magari la mia condizione di allora e capiscono che da quella condizione si può uscire. È stato un esercizio bellissimo di generosità, di forza, e ci hanno anche detto che cosa bisogna fare secondo loro in merito alle leggi che abbiamo. Allora, quel giorno è stata una svolta, perché le donne hanno detto: il paese non può ignorarci più, noi ci siamo, vogliamo essere centrali, noi siamo il 51% della popolazione, non una sparuta minoranza, noi esigiamo rispetto, noi vogliamo contare nella vita sociale, nella vita pubblica e nella vita politica. Ed è stata una giornata strepitosa. Allora, quel giorno ho ricevuto dei regali, fiori, quaderni, qualche libro e questa sciarpa. Io non so chi l'ha portata, da dove l'ha portata, però questa sciarpa mi è stata lasciata nel mio ufficio. Allora ho pensato che i simboli contano, e siccome contano ho voluto aprire la sala delle donne a Montecitorio, le donne della Repubblica che debbono essere conosciute. Siccome i simboli contano, ho messo un drappo rosso sulla facciata di Montecitorio a denunciare i femminicidi, ho abbassato tante volte la bandiera italiana in segno di lutto sulla piazza Montecitorio. Siccome i simboli contano, questa qui significa che il mio impegno di una vita è a sostegno delle donne, per le donne,
continua in questa campagna elettorale, però non spesso ha sentito le questioni di genere al centro, tant'è che io sto dando molte interviste alla stampa internazionale su questo, perché si domandano ma come mai non se ne parla nel dibattito delle questioni di genere, dell'occupazione femminile, della violenza. Dice, ma lei non si sente un po' isolata? Dico, ma sai, cerchiamo comunque di fare la nostra parte, come dire. Sono pochi le politiche e i politici che ritengono che questa sia una questione nazionale, invece è una delle più grandi questioni nazionali. Allora, se io sarò eletta deputata, tra le prime cose che farò, depositerò questo progetto di legge per un piano straordinario per il lavoro e l'imprenditoria femminile, perché da qui tutto parte. Se le donne lavorano, aumenta la produttività, aumenta il PIL, aumenta il benessere del paese, il capitale, e aumenta la natalità. Non è vero che le donne non fanno figli perché lavorano, è vero il contrario. Quando lavorano fanno anche figli. Allora bisogna riportare al centro questo tema, e non c'è cosa più brutta quando le donne pensano di perdere in credibilità parlando di questo e fanno finta che non sia importante farlo. E allora come non citare la grande Madeleine Albright, che diceva che ci deve essere un posto speciale all'inferno per le donne che non aiutano le altre donne. Io ci credo profondamente. Detto di cosa farà come prima iniziativa, che cosa non sarebbe mai. Allora, quello che non vorrei mai fare è partecipare a un governo di larghe intese. Perché penso che gli elettori e le elettrici che avranno fiducia di noi ce l'avranno sul nostro programma, eh? E sarebbe molto deludente, sarebbe letale che poi noi ci unissimo ad altre forze per portare avanti il programma degli altri. Quindi noi abbiamo le nostre priorità che ho cercato di tratteggiare questa sera. Se si troverà convergenza su quello, bene, se no, io lo ripeto ogni volta e Lucrezia lo sa, noi ce ne staremo dignitosamente all'opposizione, perché non si tratta di tutti i valori. Quindi grande intese, la mia domanda su questo è stato chiaro, ieri, oggi, l'abbiamo ripetuto più volte perché ci sono state forse delle incomprensioni, però se ci sarà bisogno di fare una nuova legge elettorale, se ne parlerà, se ne discuterà in Parlamento, che è il luogo dove si fa la legge elettorale. Non c'è bisogno di fare un governo. Un altro decreto che dobbiamo fare, un'altra iniziativa governativa, ma no, ma non esiste. No. Quindi a me sembra questo l'unico modo per riuscire a portare avanti appunto un progetto che non vede appunto la possibilità di allearsi con la destra, e come sapete io ho molte riserve anche su 5 Stelle, perché penso che siano più le cose che ci dividono da quelle che ci uniscono. In primis, questi dei 5 Stelle sostengono che fascismo e antifascismo sono categorie, sono passate, è la stessa cosa a destra, a sinistra, c'è un panchismo terribile, diceva prima Lucrezia, no? Rispetto invece alle minacce attuali che noi viviamo. Per questo io sono voluta andare a Niguarda, davanti al murale, a dire vanno sciolti, lo dice la presenza della disposizione transitoria e lei scelta. Non lo dico solo io o l'Ampio, la CGL, lo dice la Costituzione. Quindi dico, e poi ci sono differenze riguardo al rapporto con i sindacati. Il Movimento 5 Stelle più volte è stato aggressivo con i sindacati. O vi riformate o ci penseremo noi a farlo. Ha detto che non c'è bisogno di E non c'è bisogno dei sindacati. Per noi corpi intermedi i sindacati sono elementi essenziali di democrazia. Ma come faccio ad andarci d'accordo? Poi, altro punto, l'immigrazione.
hanno denigrato le organizzazioni non governative come Medici Senza Frontiere, Save the Children, che hanno salvato decine di migliaia di vite umane, e noi dovremmo sempre dire grazie, e li hanno trattati come i pazzi del male. Vergogna! Non hanno votato la legge sulla cittadinanza, se l'avessero fatto oggi ce l'avremmo. Non hanno votato il codice antimafia. A Bruxelles non hanno votato la riforma del Trattato di Dublino, grazie alla quale riforma ci sarebbe una suddivisione di richiedenti asilo in tutti i paesi dell'Unione Europea e dunque un grande sgravio per noi e per la Grecia. Non l'hanno votata! Perché non l'hanno votata? Perché evidentemente anche a loro, come a Salvini, fa comodo che la materia sia di difficile gestione. Perché la Lombardi che fa il manifesto contrapponendo i migranti ai turisti, ma questa è classe dirigente, ma con quale senso di responsabilità si può fare una cosa del genere? Non so se ho spiegato abbastanza perché non ci investiamo. Io direi che abbiamo concluso, se qualcuno di voi vuole aggiungere qualcosa, altrimenti sentiamo. Grazie.